anni dell'apertura della sede del centro antiviolenza intitolato a Titina Cioffi nella nostra città, io dico che siamo ad un punto di partenza. Sono d'accordo con Sua Eccellenza, che saluto e ringrazio per la sua disponibilità, soprattutto a condividere questi percorsi e soprattutto per la sua disponibilità a fare rete sul nostro territorio. Quindi io veramente ringrazio chi ci ha condotto sin qui, quindi sia tutte le operatrici che hanno gestito sino ad oggi il centro antiviolenza, sia tutte le professionalità che oggi fanno parte dell'associazione Fiori di Loto, che diciamo fa la prima uscita pubblica in cui organizza in prima persona un evento, e io di questo sono veramente soddisfatto, soprattutto perché il mio primo obiettivo quando abbiamo costituito il centro antiviolenza Cerignola era dare un'opportunità a professionalità del nostro territorio, perché io sono convinto che il nostro territorio ha molto da esprimere, solo che forse dobbiamo convincerci sempre di più delle nostre potenzialità, e lì dove non si è in grado di raggiungere gli obiettivi da soli, questa grande rete che stiamo creando deve dare questa opportunità. Ecco perché io faccio i miei migliori auguri e il mio ringraziamento alla Presidente Maria Pia Gisario, a tutte le ragazze che costituiscono l'Associazione Fiori di Loto, perché da oggi, come dicevo prima, si parte ufficialmente, vi mettete in discussione e dovete con noi guidare questo percorso di inserimento, questo percorso di avvicinamento nei confronti di chi ancora in questo momento storico non si rivolge, non vede queste strutture come punti di riferimento, perché magari ha ancora timore di denunciare. L'oggetto anche di un altro libro che abbiamo realizzato, appunto La grammatica fa la differenza, che è un libro dove appunto si spiega appunto anche le regole grammaticali della nostra lingua. È perché quando è successo a me 10 anni fa di trovarmi in situazioni spiacevoli, insomma, non ho trovato riscontri, anche perché non vivevo qui a Cerignola, ero fuori sede, dove c'era poco movimento su questo, quindi ho dovuto affrontare tutto da sola, non ho avuto carabiniere magari che mi ha potuto sostenere, non ho avuto un comune a disposizione, né tantomeno una psicoterapeuta come può esserlo Maria Pia, che avrebbe potuto aiutarmi, quindi ho dovuto fare tutto da sola, e sono contenta se oggi qui a Cerignola, dove vivo, c'è questa realtà e quindi è possibile, tra virgolette, sfruttarla, passatemi il termine, quindi adoperarla ed essere aiutate.